Bella ragazzi, sono Draco Rosso e bentornati in questo nuovissimo episodio di Skyrim. È tutto Dunque, pronto. stiamo mettendo via le ultime cose e ragazzi, abbiamo quasi fatto tutto, vabbè, ma qualcosa riusciamo comunque a fare ancora. Prima di tutto andiamo a mettere via. Questo cos'è? Resistenza alla magia. No, vabbè, ce l'ho già. Lasciamo al momento tutta sta roba di Mjol. Ok. Tu c'hai qualcos'altro? Non c'è problema. Tu Posso c'hai portare con me parecchie qualcos'altro? cose. Allora, c'hai l'ametista. Ingotti 7. Esatto, anche le ossa È e le tutto scaglie, mi pronto. sono Andiamo. scordato. Mi sono scordatissimo. Facciamolo subito, veloce come il treno, andiamo giù. Tac, 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 e le scaglie. Perfetto. Allora, per il resto, qua. Giù, 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 ametista. E poi si scende. Granato. No, sì, il granato. Rubino. E sempre le stesse cose. E i lingotti di ferro li mettiamo qua. Perfetto. È da un bel po' che non usiamo queste cose. Perfetto, allora direi di andare. Siamo sempre a pieni. Nonostante lo scorso episodio, abbiamo messo delle pozioni qua. Vabbè, a parte il carbone e il rotolo qua che non c'entrano niente, ma cazzi, se essenzialmente. Allora, oggi direi di tornare un po' come ai vecchi tempi. E per i vecchi tempi, visto che abbiamo fatto il nuovo dungeon, abbiamo fatto tutto, direi a questo punto di andare ad una vecchia conoscenza, Whiterun, la vecchissima ormai c'è, cioè ormai Whiterun. Cioè, è Sono fin felice che tu sia qui troppo anche tu. conosciuta. Veramente fin troppo. Ma forse se io vado tipo qua al bar, non vorrei che tipo mi dessero tipo qualche missione in più. Sai qual è il problema di Skyrim? A parte che è notte, quindi non so quanto può essere. Però teoricamente, chi è La questo? sicurezza. Le guardie di questa città non sono altro che buoni a nulla indisciplinati. Le cose devono Questo lavoro cambiare. mi piace, certo, ma sono comunque pronta ad andare in pensione. Sì. Da un'occhiata qua. Sono venuti alcuni uomini dello Jarl e hanno lasciato questa lettera di taglia. Taglia. La gente Ecco, ti dice ma che hai uccide una giga bellissima ancora. struttura Che di si dice in giro? cristalli. Immagino tu abbia Sembra visto che il si sbagli. verdorato. È un No. grosso albero, completamente Nessuno qui era bruciato, richiamato al a centro del casa. distretto del vento. Fa parte del tempio di Kinaret. La Ma gente ha dove? detto alle Qui a dame che va a Whiterun? prendere Questo? provvedimenti, ma non so cosa sia servito da Quell'albero? lei. Voglio le ultime novità. Ok, stiamo E i facendo compagni, qualcosina. a Gervaskor, stanno reclutando nuovi membri, a quanto ne so. Che si dice in giro? Ho sentito degli strani racconti sui figli dello Jarl. Addirittura. Pare che uno stia prendendo una brutta strada, mentre gli altri sono di aspetto sgradevole. Meglio muoversi. Cosa intendi? Sul bambino bizzarro di Balgruuf. Ok. Se hai bisogno d'altro, chiedimi. Pensavo qualcosina. Tu cosa mi dici? Credi di poter incrociare la lama con me? Ti ucciderei nel giro di 6 secondi. Credi di potermi battere? Perché no? Potrei battere chiunque in questa città a mani nude. Addirittura. 100 monete d'oro che riesco a stenderti. Una rissa? Ci sto. Lottiamo a mani nude. Niente armi, niente magia, niente lamenti. Cominciamo. Forza! Saresti Dai, capace yeah. tu di resistere a quel grosso! Ah, sinco io. Questo affare è un Cosa? ovvio di difficoltà. La, Sai qual è la, la, meglio? la, colpo finale. Vieni a prenderle, La. reagisci! Ecco, questo sì che era un bel colpo. L'ho sentito. Ok. Hai intenzione di
Reagisci! Non mentivi. Erano anni che non combattevo così. Eccomi. Non mentivi. Erano anni che non combattevo così. Ecco. Va bene. Tu sei una persona in grado di portare a termine quello che comincia. Deve piacerti molto combattere. Il fuoco della battaglia è in grado di forgiare le lame più robuste. È un antico proverbio nord. Certo. E poi una vera nord non si lascia mai sfuggire l'occasione di dimostrare il proprio valore. Sembra che tu ce l'abbia con qualcuno. Hai per caso parlato con quei compagni? Sono una testa calda a sentire loro. Ma non è vero. I patetici e deboli codardi. Porca puttana. Bene, ora basta. Io la odio con questa musica. Distrugge l'atmosfera con questa musica. Cioè, non so se ve ne rendete conto. Si fatte menzogne e orsù diamo un limite. Vuoi qualche pillola di saggezza nord? Non so. Conosci realmente una donna finché non tu che sei? Finché non ti sei ubriacato con lei. Ma gli occhi rossi, che cazzo è? Sfida amichevole per vincere un bastone. Bastone. È una gara di bevute. Non è che abbia molta voglia di bere. Che dire, torna quando te la senti, salutista. Torna quando te la senti. Ma se è una sfida che cerchi, sei nel posto giusto. Sì, ma scusa, ma di bevute è tutto da vedere. Si tratta di un intruglio speciale, roba forte. Diamoci da fare. Ma cosa intendi? Inizierò il primo giro. Alla salute. Beve lui. È il tuo turno. Non è stata una buona idea. Ci siamo. Fuori uno. Va bene. E un altro per me. Cioè, noi beviamo con il pensiero, a quanto pare. Tu cosa mi dici? Un altro giro. Se lo dici tu, credo di aver raggiunto il limite con questa roba. Sai cosa ti dico? Ancora uno e la vittoria è tua. Ma non è che mi sta con vincendo questa roba, ragazzi, No, c'è qualcosa sotto, non caspita. Ce l'hai fatta. C'è una cosa casuale così. Meraviglioso! Sai che è divertente bere con te. Conosco un posticino interessante dove il vino scorre a fiumi. Dovremmo farci un salto. Sì. Ehi, non mi sembri molto in forma. Per forza, con tutte quelle bevute. Che cazzo sta? Sveglia. Forse è ora di svegliarsi, ubriacone blasfemo. Ma che cazzo... Dove cazzo sono? Ma c'è. Non ricordi come hai fatto ad arrivare qui, giusto? Probabilmente non ricordi neppure di essere arrivato qui cianciando di un matrimonio o di una capra. Matrimonio, capra... Che cazzo dici? Che non ricordi neppure di aver perso le staffe. Ma che staffe? Lanciando immondizia ovunque nel tempo. Ma che cazzo stai dici? Ma sei fumata? Oh, mi piacerebbe aiutarti a ricordare, ma ho da fare. Devo ripulire il disastro che hai combinato nel nostro tempo. Ma che disastro? Se tu avessi la gentilezza di aiutare a pulire, magari di scusarti, potrei anche darti una mano. Ma tu sei fumata! Sei fumata! Non fisica, mentalmente. Torna a parlare con me quando... De Bella insegna l'amore e la compassione. Ma questo... Ma cosa c'entra? Ti diremo tutto ciò che vuoi sapere e ti permetteremo di andartene senza problemi. Sistema il disastro che hai combinato e poi scusati. Solo allora, se lo farai in modo sincero, ti aiuterò. Che cazzo vuoi da me? Forse non ho... Ecco. Ma poi di che casino parla? Ma bisogna andare fuori. Ma che cacchio ne so. Aspetta, di qua. Difficile? No, aspetta. No, perché quella mi sa che si incazza, Ma di brutto. Non so, proviamo ad uscire. Che cazzo è? Io che cazzo ne so. Markart.
Markarth. Markarth. Ma che cazzo? L'aiuta la Genna. Informati. Facciamo questo. Mi sono svegliato nel tempo di lei a Markarth. Sam il bastone promesso sono scomparsi. Non ho idea di come sia finito qui. Ma una sacerdotessa mi ha detto che ho devastato il tempio. Se sistemassi tutta la situazione potremmo vedere cosa è successo nel bastone. Aiuta a risistemare. Aiuta a il tempio. Cioè questo. Sistemare il tempio. Non mi sembra che sia tanto... scorte per le riparazioni. Ci servono i seguenti oggetti per riparare il bastone rotto. Dito di gigante, acqua santa, piuma di Hagraven Sam. Ok, questo cosa devo fare con questo? Lo prendo. Dito di gigante. Aiuta. Cioè, e questo lo... questo lo chiami casino? Per due bottiglie per terra? Immagino che possa bastare. Dopotutto Di Bella ci insegna il perdono anche nei confronti degli ubriaconi. Ma fanculo te e Dia Bella, serio. Arrivo non facevi che blaterare, ma per lo più non si capiva nulla. Hai detto qualcosa a proposito di Rorikstead? Rorikstead? Forse dovresti provare ad andarci. Rorikstead? Che se non è bello... Rorikstead. Rorikstead. Rory Steg. Merda, sono incastrato. Io non so cosa. In nome dello Yard, ti ordino di tenere duro. Ok, non so se è una minaccia o cosa quella di tenere duro. Però se in non nome ti... dello Yard, ecco. Ti ordino di... Ma cosa vuol dire? Vabbè, la cosa positiva... Ma è mattina? Ma è mattina, ok. Chissà perché la mattina è è sempre più bella visivamente che il tramonto. Non si sa... Ma dov'è che devo andare, giusto per sapere? Rorikstead. Mentre salti o corri? Andiamo a Rorikstead. In cui ci siamo stati ma poche volte. Anzi, forse anche per una missione. No, non è per una missione, perché era da un'altra parte. Dov'è che devo andare? Che è il campo? Devo parlare con quel tizio. Mia madre. Spero del pelo per farti vedere ancora in questa città. Cos'hai da dire? Ma cazzo vuoi? Non basta dire che ti dispiace. Non finché la mia glede è ancora là fuori, sola e spaventata. L'hai rapita e venduta al gigante. Ma che cazzo dici? Certo. Non avrò mai più una capra da primo premio come gleda. E non provare a tornare a Rorikstead finché non l'avrai ripresa da quel gigante. Bastone. Davvero non ricordi di aver rubato una capra e di averla venduta a un gigante? Sei fuori di senno. Ma tu sei fuori di senno. Quantomeno ti seguirà di sicuro. Puzzi come il mangime che ama tanto. Ma tu puzzi. Aiutami a ricordare. Se non so. Ma che cazzo. Devo trasformare il bastone. Prima di tutto non credo che avessi bisogno di vendere Gleda al gigante. Credo che lo capirai. Ma questo è testardo. Hai detto qualcosa del genere.
mentre scappavi con la mia capra. Stammi a sentire. Riportami la mia capra e forse ti dirò qualcosa sul tuo maledetto bastone. Ma poi che cacchio di bastone è? Dov'è quel gigante? Ma guarda che casino! Ma guarda un po'. In che casino mi sono cacciato. Non è un po' troppo vuoto per i miei gusti. Va qua. Salve. Aspetta, allora se fai un attimo. No, urlo. Esatto, che ne abbiamo un'altra sofferenza. Devolere un livello armatura e forza vitale. Sblocca, usare anima. Sì. Ah. Ne abbiamo fatto una e non l'ho. Ok, però adesso l'abbiamo fatto. Alza, vieni. Porca puttana. No, le armi. Un attimo, scusami. Ok, lo fa automaticamente. Perché si mette in terza persona a caso così? Ah, vabbè. C'è qualcosa là che non mi convince, quindi io non ci vado. Ma che è al di là di questa collina? Pul gigante. Scusa. Ma va questo. Aspetta, questo ci... Aia. Allora, visto che tu sei sullo strapiombo più o meno, guarda un po' che cosa ti faccio. Non c'è qua, vero? Forza inesorabile. Esatto, guarda come rotola. Morto. Sì, non hai un granché. Ok, dov'è la capra? Ah, mi sa che è già... È già andata la capra. Ok, mentre io battevo. Ritorniamo. Oppala. Ora se ha altre storie non me ne frega niente. Non faccio neanche il salvataggio rapido. Gli tiro la spada in mezzo agli occhi. Non me ne frega un cazzo. Se poi ho la taglia di 80 milioni. Hai già parlato con Reldith. È come una madre per me. Hai visto quelle guardie? Città. Se esci dalla fila. Ma che la capra. Ma sono io quello tagliato per gli affari. Che cazzo è la capra? C'è qualcuno che corre. È quella la capra? Sai di sì. Penso sia lei, Sì, è lei, perché altrimenti che cacchio... Oh. Serve qualcosa? La tua capra, maledizione. La tua capra, maledizione. Sana e salva. Che giorno felice. Capirà. Felice. Perché tu l'abbia rubata. Hai lasciato un biglietto di spiegazione, ma per metà era incomprensibile e l'altra metà era zuppa di idromele. L'unica cosa che sono riuscito a leggere diceva ripagare Isolda a Whiteland. Il resto erano scarabocchi.
Direi che dovresti cominciare da lì. A presto. Aua, ma che cazzo di giro dobbiamo fare? Va qua. S. Se vabbè, ma è un casino con così, dai, non puoi. Cioè, non puoi. Cioè, è proprio vietato dalla legge fare una roba del genere così. La gente dice che Sky è uno dei luoghi più pericolosi. Va bene. Ma secondo me si sbaglia. È un posto meraviglioso. Però ragazzi, direi che per questo episodio di Skyrim è tutto. Nel prossimo episodio andremo a parlare con la tizia là al banco per chiedere spiegazioni. Vabbè, quindi per questo episodio di Skyrim è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivervi. Se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi anche che ci saranno in futuro, mettere il like se vi è piaciuto l'episodio, mi raccomando anche di dire la vostra nei commenti con suggerimenti, consigli e tutto quanto, che sono sempre ben accetti. Noi ci sentiamo con un prossimo episodio di Skyrim. Bella!